Pesaro piange il mago dei motori, è morto Guido Mancini. Domani si presenta la giunta di Biancani a Pesaro, già ufficiale quella di Vallefoglia. Ancora truffe agli anziani, la polizia di Fano blocca due malviventi. Bonifica mianto iniziate già interrotte, il comitato ONA chiede chiarezza. A Pesaro si ritrovano cestisti over da 29 nazioni per gli europei di Maxi Basket. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di venerdì 21 di giugno che apriamo con una copertina dedicata a un lutto che purtroppo ha colpito oggi la città di Pesaro e in particolare la sua tradizione motoristica. Così come tutto il motociclismo italiano. Infatti, è scomparso all'età di 85 anni il mago dei motori Guido Mancini. Un personaggio che ricordiamo in questo primo servizio. Andavo in officina. E lì in officina mi mettevo a lavorare per, per prendere due soldi e pensa Quello lì lo facevo quasi tutte le mattine. Io vivevo solo per la moto. La storia del motociclismo italiano perde uno dei suoi pilastri. La terra di piloti e motori pesarese piange uno dei suoi personaggi più iconici. È morto ad 85 anni Guido Mancini, ex pilota, ma soprattutto tecnico e costruttore senza eguali capace di creare moto in cui si sedevano piloti bambini per poi diventare leggende. Vedi Valentino Rossi che guidò la sua Sandroni nel 1994 o il rapporto strettissimo con Loris Capirossi lanciato sulla sua TM Mancini o le carriere di Dovizioso e Pirro affermatesi a livello europeo con Guidino Mancini come capotecnico. 40 anni trascorsi da allevatore di talenti fino ai più recenti Franco Morbidelli e Romano Fenati. Guido Mancini era uno che coi motori ci parlava, uno che nella sua bottega in zona calcinari pareva dotato di un cacciavite magico. Una vita che ha odorato di officina descritta anche da un film documentario realizzato da Jeffrey Zani per raccontare un'esistenza fuori dal comune, iniziata da pilota in sella alla Moto B negli anni 60 fino al titolo di campione d'Italia seniores 1977 sulla Iprem 50. Lunedì 24 giugno alle 10 si terrà il funerale nella chiesa pesarese di San Luigi Gonzaga tanti si perdono per strada eh, perché, o per i soldi o per eh, la fortuna che non hanno, perché dei campioni del mondo no, ce ne saranno tanti che vanno più forti di questi che ci sono, però ci vuole fortuna e prendere il treno giusto. E attraverso una nota ufficiale anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha espresso cordoglio per la scomparsa di Guido Mancini. Biancani che intanto ha completato la costruzione della giunta del comune di Pesaro che verrà presentata domani alle 11.30 in municipio. Ancora riservo sui dettagli, in particolare quelli delle deleghe, ma pare confermata in blocco nell'intera giunta uscente con qualche rimescolanza di competenze e l'ingresso di Sara Mengucci e presumibilmente di Marco Perugini. Da valutare invece la posizione di Enzo Belloni. E domani dunque la giunta di Pesero, ieri invece è stata ufficializzata quella di Vallefoglia con Palmiro Ucchielli che ha formalizzato l'inizio del suo terzo mandato da sindaco nella sala del Consiglio Comunale. E ha presentato nell'occasione anche i cinque assessori con diverse conferme. Si tratta di Barbara Torcolacci, Francesca Sparaventi, Angelo Ghiselli, Stefano Gattoni e Mirko Calzolari. Nuovo presidente del Consiglio Comunale è invece Massimo Pensalfini. E torniamo alla cronaca con una tragedia che riguarda una donna originaria della nostra terra ma deceduta in Liguria. Infatti, morta a 44 anni Fabiola Prosperini, originaria di Sasso Corvaro, ma da tanti anni residente a Milano. È morta in ospedale dopo che l'8 giugno scorso la sua auto con a bordo anche il marito e i tre figli è precipitata in mare nel porto Ligure di Lavagna. La Prosperini è rimasta intrappolata sott'acqua per nove minuti, insieme a lei è il figlio più piccolo di sei anni che resta tuttora ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Salvi il compagno e i due figli adolescenti, femmina e maschio di 16 e 13 anni, che sono riusciti ad uscire anzitempo dall'abitacolo. E continuano purtroppo le truffe agli anziani che vanno a bersaglio, ma che per fortuna non rimangono impunite, come nei due casi che vi raccontiamo in questo servizio. Un fantomatico medico telefona ad un'anziana dicendo che la figlia è in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un virus contratto. Per salvarle la vita serve un'iniezione urgente di un farmaco proveniente dalla Svizzera, del costo di 18.000 euro. Questo l'ennesimo caso di truffa d'anziani registrato dalla Polizia di Fano che questa volta ha individuato il responsabile del raggiro, ovvero un truffatore capace di utilizzare stratagemmi molto persuasivi, compreso quello di travisare al telefono la voce della figlia in questione e convincere l'anziana in preda al panico a racimolare soldi e gioielli per 7.000 euro, consegnandoli in fretta e furia ad un uomo che le si presenta alla porta. La donna solo successivamente denuncia l'accaduto alla polizia e il responsabile viene identificato grazie ad un attento esame di videosorveglianza così come viene fermato alla stazione ferroviaria dagli agenti. Nell'occasione i poliziotti rivengono anche parte dei gioielli sottratti e il truffatore consegna volontariamente 1600 euro a parziale risarcimento della vittima. L'uomo è stato segnalato per il reato di truffa al pari di un altro truffatore fermato dallo stesso commissariato. Un malvivente che utilizzava un modus operandi analogo sostituendo di fatto il virus con un grave incidente stradale. Anche in questo caso la malcapitata anziana in preda allo sconforto risponde alla richiesta di 4.100 euro raccogliendo tutto quanto di valore in casa, tra cui la fede di nozze, anelli, lingotti d'argento, orologi e un collier d'oro consegnando tutto ad un sedicente avvocato presentatosi sotto casa. Realizzato l'inganno e allertata la polizia, l'accurato esame di videosorveglianza ha rintracciato l'auto sospetta dell'uomo a Forlì con all'interno tutti i gioielli sottratti alla donna. L'uomo a bordo del veicolo è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Una bonifica di amianto iniziata e subito interrotta, un caso su cui chiede chiarezza la Presidente dell'Osservatorio Amianto di Pesaro. I lavori iniziati poco prima delle elezioni sul sito ormai conosciuto di Muraglia e Via Compagni ehm, sono fermi, sono iniziati poco prima delle elezioni eh, il venerdì e il martedì già subito bloccati. Era uscito un post del ancora non sindaco Biancani dove elogiava la sua squadra perché erano andati a parlare con la proprietà di questo manufatto. E, ehm, chiedo ora al sindaco praticamente il cosa è venuto fuori da quel colloquio. Siccome dal 10 di giugno i lavori si sono bloccati e purtroppo eh, si sta parlando di salute pubblica, quindi un argomento che riguarda un po' a tutti, chiedo al sindaco e all'assessore quali sono eh, i prosegui dei lavori, visto che hanno parlato comunque con la proprietà. Abbiamo già segnalato eh, diversi siti all'amministrazione precedente. Confido che eh, col nuovo sindaco e il nuovo assessore all'ambiente eh, si portino poi dei frutti a queste segnalazioni, cosa che fino adesso mh, non sono avvenute purtroppo. E, noi abbiamo delle situazioni come la zona Ipercop, Villa San Martino, eh, l'ex Nava Villa Fastigi. Bisogna mettere in campo delle azioni per salvaguardare la, la salute perché anche lì si parla di manufatti le cui bonifiche si chiedevano già dal 2011. Sono eh, coperture non integre, non compatte, quindi c'è la possibilità di questa eh, fuoriuscita di eh, fibre. Chiedo solo al sindaco ecco, e all'assessore quali saranno le azioni che intenderanno mettere in campo per riuscire piano piano a togliere sempre più amianto dalla nostra città. Partecipato a un momento di approfondimento sulla cultura d'impresa cittadina ieri all'Hotel Charlie di Pesaro in occasione del convegno organizzato dalla Compagnia delle Opere. Pesaro Capitale della Cultura 2024, puntini puntini d'impresa. È il titolo del convegno che si è svolto in due giorni, organizzata dalla Compagnia delle Opere, nella provincia di Pesaro. Un convegno che possiamo definire itinerante, perché nelle giornate del 20 e del 21 giugno ha toccato diversi punti della nostra provincia, fra i quali Cartoceto, per poi avere il suo apice nella serata e nella... Organizzazione di questo meeting qui presso l'Otter Charlie di Pesaro. Tutto parte dalla ospitalità a questi imprenditori che vengono da tutte le parti d'Italia per onorare Pesaro capitale della cultura e noi abbiamo aggiunto di impresa. Ci siamo chiesti: ma perché la cultura c'entra così profondamente con l'impresa? Ne avremmo voluto fare quasi un grande expo delle aziende pesaresi che incontravano i loro corrispondenti colleghi di altre parti d'Italia, ma per cercare di agevolare i tempi e le modalità abbiamo pensato ad un video, ad un video che è un collage di emozioni, di storie, di imprenditori di questo territorio. Abbiamo raccolto una trentina di testimonianze e il bello di tutto questo fil rouge che collega tanti interventi è proprio il guardare al fatto che il bello di questo territorio, la storia di questo territorio ha veramente eh, seminato un germe in ciascuno di questi imprenditori per avere coraggio, per avere anche orgoglio di portare avanti la loro opera. Vittorio Qui c'è una modalità nuova di approcciare il mondo della produttività, qui c'è la volontà di andare avanti. Sicuramente l'esperienza che lei ha condotto nella sua impresa può essere davvero utile per comprendere un caso di come poterlo fare. Vorrei imparare a conoscere appunto, il mercato internazionale perché le opportunità sono sempre maggiori in qualsiasi settore, solo che quello che ieri lo facevamo un po' diciamo così in maniera spiccia l'acqua di rosa, non sapevo come chiamarlo, oggi invece va fatto in maniera scientifica, cioè bisogna andare nel paese, studiarne le abitudini, i bisogni, i costumi e poi presentarsi da poi dando a loro quello che naturalmente sono, sono le loro esigenze, ma comunque portando, tenendo sempre presente che il made in Italy è una cosa ambita in tutto il mondo. E noi vediamo che nel mondo giovanile c'è molto disimpegno, molto disinteresse. Insomma. È come se tanti giovani non trovassero motivi buoni, belli per impegnarsi, per essere, per lavorare, per studiare, per mettere su famiglia, per fare figli, come si diceva un tempo. Ecco, io penso che le iniziative come la nostra nel mondo dell'educazione, nel mondo del sociale, possano portare un grande contributo anche alle imprese tradizionali, al for profit, per una ripresa di vigore, di energia. Abbiamo molto bisogno di ritrovare un entusiasmo nuovo. Bisogna ritornare a pensare al lavoro come un'occasione di crescita, di capire cosa c'entra con la propria vita e perché è una strada per realizzare la propria vita di cui il lavoro, essendo l'80% della giornata, fa parte. Questa è una sfida che abbiamo a cuore, che parte dai giovani, ma che coinvolge tutti quelli che oggi affrontano la sfida del lavoro con una domanda di senso molto forte. E domani chiusura in grande stile per la sessantesima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. La mattinata di sabato 22 giugno si aprirà infatti a Palazzo Gradari già alle 10 con due grandi ospiti della mostra come Brigitte McCaffrey, regista e fotografa di Los Angeles, a cui il festival ha dedicato un focus particolare e a seguire Julio Bressan, regista tra i maggiori esponenti del cinema brasiliano contemporaneo. La sera invece spazia l'ultimo appuntamento in piazza che sarà il luogo delle premiazioni e ospiterà Luca Guadagnino che riceverà il premio Pesaro Nuovo Cinema 60 prima di presentare al pubblico l'ultimo suo lavoro Challengers, grande successo di pubblico e critica. A Pesaro è iniziata oggi la quattro giorni della festa della musica che contempla anche il via della rassegna Note Oliveriane che partirà domenica con la sua settima edizione. Siamo arrivati alla settima edizione di questa rassegna nota oliveriana organizzata dal, dal Lento Olivieri e quest'anno è un'edizione un po' speciale, un po' particolare perché prevede ben cinque appuntamenti e la, la particolarità più interessante è quella che inizieremo in anticipo rispetto al nostro solito, inizieremo cioè da domenica prossima perché siamo stati coinvolti dall'amministrazione comunale anche nella festa della musica e quindi inizieremo appunto domenica sera con il primo concerto e poi ci saranno altri quattro appuntamenti che saranno tra l'11 luglio e il primo di agosto. E come al solito le nostre note oliveriane sono state immaginate, anche realizzate pensando sempre a una sorta di contaminazione tra le varie forme artistiche di rappresentazione del pensiero, quindi sicuramente la musica è da qui il nome Note appunto, ma non solo la musica, ma anche altre forme appunto espressive che vanno dai nostri documenti, quindi le note scritte e anche altre testimonianze e documentazioni che sono presenti comunque nel nostro patrimonio. E in tutti i concerti, infatti, ci sarà questa convivenza, diciamo così, tra eh, le esecuzioni musicali che saranno molto diverse, che andranno dalla musica jazz per la musica antica, eh, la musica pop, la musica anche innovativa. Nel, in un concerto particolare del, del 26 di luglio, e quindi una varietà di musicale molto, diciamo, molto grande e che verrà sempre comunque accompagnata appunto da letture, descrizioni dei nostri documenti e rappresentazioni anche visive dei nostri documenti. 23 giugno, 23 giugno si parte con Antonio Felicioli in arte, Toni Felicioli, grandissimo flautista, sassofonista. L'avrete visto certamente anche in tv, perché segue Marco Re, segue uh, la Mannoia e tanti altri musicisti. Verrà con una band formata da sette persone, ma queste altre sei persone che suonano con lui, grandissimi professionisti, ma hanno, uh, usano la musica come hobby e non come professionismo. All'interno, per esempio, c'è uh, Scocco, che è un grandissimo bassista, lui fa le chiavi per uh, le fisarmoniche. Il chitarrista, per esempio, è uno dei eh, chirurgo endovascolari più famosi al mondo che è Emanuele Gatta. E la storia musicale che praticamente è un tour: è un tour che parte dai Caraibi, arriva a noi. Arriva a noi attraverso Mendez, attraverso Harvey eh, Hancock, attraverso eh, Petrucciani, eh, ma arriva anche in Italia. Ed ora lo sport. Ieri sera non è bastato il grande cuore dell'Ital Service Loreto Basket Pesaro che a Ragusa ha perso gara 3 dello spareggio per approdare alla Serie B nazionale. Salto di categoria che dunque spetta ai siciliani della Virtus capaci di spuntarla con un tiratissimo 74 a 72 in una partita sempre in bilico. Amarezza per un bersaglio mancato per un soffio che non cancella la strepitosa stagione dei gialloblu del presidente Lorenzo Pizza. E restando in tema di pallacanestro, da domani Pesaro diventa una sorta di villaggio olimpico per cestisti over 40 con il campionato europeo di maxi basket che sarà per nove giorni in città e che vedrà sfidare 3.000 atleti. 200 squadre per 3.000 cestisti e cestiste di età compresa fra i 40 e i 75 anni provenienti da 29 nazioni di ogni parte del mondo. Questi i numeri e la formula di una Pesaro pronta a trasformarsi in una sorta di Olimpiade della pallacanestro, ospitando il dodicesimo campionato europeo di maxi-basket. Un evento internazionale che ha avuto a Pesaro il motore organizzativo in Peppe Ponzoni, che oggi ha presentato l'evento all'Hotel Flaminio, alla presenza dei presidenti italiano, europeo e mondiale della FIMBA Gianfranco Gianni, Paris Petras e Agustin Lamas. Un evento che la Fimba ha organizzato in sinergia con l'Apa Hotels e che torna a Pesaro, dove fu già allestita nel 2008. Nel 2008 c'erano 146 squadre e anche lì è stata una cosa grandiosa: loro mettono un premio ogni anno sulla miglior organizzazione. Noi l'abbiamo vinta per sette anni di seguito, vuol dire che Pesaro è rimasta nel cuore di tanta gente e magari tanta gente è anche ritornata da questo evento che siamo, siamo riusciti a fare strepitoso. Non solo campionato europeo, la formula del maxi basket a Pesaro prevede anche un campionato parallelo con 10 squadre provenienti da Brasile, Giappone, Australia, Giordania, Colombia, Costa Rica e Uruguay. Noi avremo diciamo, un campionato collaterale con una loro classifica che anche loro ovviamente vinceranno e ci saranno le premiazioni, non sarà l'europeo ma saranno nel campionato mondiale laterale a prendere parte alle 600 partite divise fra 20 impianti sportivi pesaresi anche ex professionisti di livello. Noi nell'over 40 abbiamo David Moss, quindi voglio dire abbiamo Giacchetti, abbiamo Cincerini doveva dare l'ok, ok. quindi insomma giocatori che fino a ieri hanno giocato e hanno voglia di dimostrare ancora che non sono finiti. Questo è anche un po' l'organigramma della vita che a 40 anni non si è vecchi ma ancora si può fare attività ad un certo livello. Al di là dell'aspetto sportivo, l'evento rappresenta un grande volano di promozione internazionale per Pesaro che ospiterà il campionato fino al 30 di giugno. Si comincia domani, sabato 22 giugno, alle 18.30, con una parata delle squadre che sfilerà da piazza Gidefava alla Palla di Pomodoro. Questi momenti non sono solo importanti perché sono legati allo sport, che è già un motivo importante, ma sono importanti perché, ovviamente, molti di queste persone è la prima volta che vengono a Pesaro e quindi noi ci curiamo che possono poi tornarci. Quindi, un grande evento di promozione. Sono molto contento anche del fatto che verrà realizzato una sorta di villaggio dove si praticamente è dietro al vecchio hangar in piazza, in piazza Fava, dove anche lì tutti gli sportivi o anche le persone che vogliono andare potranno, potranno mangiare tutta una serie di eventi organizzati e ovviamente legati al basket Pesaro e il basket rimangono legati in maniera molto forte ma voglio anche ricordare che eventi come questi sono possibili nella nostra città perché abbiamo sia le strutture recettive in grado di poter ospitare migliaia di persone ma soprattutto negli anni siamo riusciti a realizzare tutta una serie di infrastrutture delegate allo sport che consentono di far sì che un evento internazionale importante come questo possa essere fatto a Pesaro e quindi una città che ricordo comunque di 95.000 abitanti che però possiede una quantità di impianti sicuramente superiore rispetto a tante altre, altre città che hanno più o meno gli stessi abitanti. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News continuano però gli spazi informativi sul nostro canale 80 subito dopo il TG alle 20 un nuovo appuntamento con il magazine La Natura della Cultura a cura di Tobaldo Bianchini questa sera andremo a scoprire alle 20 la settimana da Capitale della Cultura di Montefelcino che appunto sarà eh, capitale nel progetto 50x50 50 Capitali al Quadrato dalla prossima settimana magazine La Natura della Cultura che ha tre momenti eh, di messa in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 8, alle 13 e alle 20, ma potrete rivedere tutte e tre le puntate eh, domani alle 12 e alle 19 e domenica alle 15 e alle 21. E poi parte un nuovo programma questa sera su Rossini TV e sarà un appuntamento fisso di ogni venerdì estivo. Quello con Estate Capitale, un programma dedicato a quanto avviene in questa estate pesarese di una città capitale della cultura. Programma Cura di Paolo Pagnini, Nicoletta Tagliabracci e Letizia Moretti. Prima puntata: Alla palla si balla con Paolo Pagnini. Come detto, l'appuntamento è alle 21.20. Poi l'informazione di Rossini TV torna puntuale anche domattina sabato 22 giugno con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini in diretta dalle 7.20 in compagnia di Marco Cadeddu. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.